Ciao a tutti, oggi sono qua per rispondere a una domanda che mi fate molto molto spesso, ovvero, non ho mai letto un romanzo di Agatha Christie, da che cosa mi consigli di iniziare? Non ho letto ancora tutti i romanzi e racconti di Agatha Christie, ma ne ho letti un bel po', ho divorato tutte le serie e adattamenti TV possibili, quindi cercherò di rispondervi in base alla mia esperienza. Il primo titolo che secondo me dovete assolutamente recuperare in generale, non solo se volete approcciarvi ad Agatha Christie, ma in generale se amate il giallo, vi piace o state cercando una lettura un po' intrigante, è un must. 10 piccoli indiani. È il giallo più venduto al mondo, quindi ha bisogno di poche presentazioni. Io dovevo assolutamente inserirlo in questa lista. Scritto nel 1939, i protagonisti sono 10 assassini che vengono convocati su un'isola. Non si sa da chi siano partiti questi inviti, né per quale motivo queste persone decidano di recarsi in una casa sperduta, l'unica abitazione su questa piccola isola. Queste 10 persone non si conoscono fra di loro e una volta arrivati in questa misteriosa casa scoprono di essere da soli, veramente abbandonati, isolati interamente sull'isola. Nella camera di ogni invitato c'è poi una filastrocca abbastanza cupa che parla di 10 piccoli indiani per l'appunto. In questa filastrocca gli indiani muoiono uno dopo l'altro in maniere particolari ed è purtroppo quello che accadrà a queste 10 persone. Una dopo l'altra infatti moriranno come descritto nella filastrocca. All'interno di questa storia non c'è nessun investigatore, non c'è Poirot, non c'è Miss Marple, nessun estraneo, soltanto 10 persone, 10 assassini radunati sotto lo stesso tetto che uno dopo l'altro cadranno. È una storia densa e veramente molto cupa. Io l'ho lessi quando ero veramente piccola e mi ricordo ancora i brividi, avevo gli incubi per questa filastrocca, mi faceva veramente accapponare la pelle. Queste persone sono da sole sull'isola, non c'è nessun altro, non possono chiamare aiuto, non possono in alcun modo difendersi, non sanno nemmeno da chi doversi difendere, quindi inizia a insinuarsi il dubbio in queste persone che l'assassino si nasconda fra gli invitati. E è veramente una storia ricca di tensione, sa essere cupa in una maniera unica, perché la Christie non utilizza mai scene molto crude, violente, esplicite, non ci sono grandi spargimenti di sangue, no. Le poche descrizioni che fa però bastano a immergere il lettore in un'atmosfera era veramente cupa quasi dell'orrore e a inorridire di fronte a quello che succede. Un altro romanzo assolutamente da leggere se volete approcciarvi ad Agatha Christie, la regina del giallo, è Poirot a Styles Court, il primissimo romanzo scritto da Agatha Christie. In questo romanzo fa la sua comparsa per la primissima volta il mio adorato investigatore belga Hercule Poirot. La storia è ambientata in Inghilterra durante il periodo della Prima Guerra Mondiale, a Styles Court per l'appunto, dove soggiorna il capitano Hastings. Una sera la padrona di casa viene però trovata morta in seguito ad un avvelenamento e Hastings decide di rivolgersi al suo vecchio amico Poirot, che si trova in un villaggio vicino perché si è rifugiato in Inghilterra per scappare dalla guerra. Primo sospettato di omicidio è sicuramente il marito della vittima, perché la sera dell'omicidio non si trovava in casa, inoltre quello che beneficerebbe di più dalla morte della moglie. Le cose però a volte non sono come sembrano e Poirot fa bene a indagare su tutte le persone coinvolte, tutte le persone che alloggiano appunto in questa magione. È la primissima indagine di Poirot, quindi abbiamo modo di conoscerlo nei minimi dettagli, con le sue piccole fisse, è un personaggio comunque abbastanza eccentrico, ha un modo personale di condurre l'indagine, di informarsi anche delle persone che apparentemente non sembrano centrare nulla con il caso, in particolare una persona molto premurosa nei confronti dei domestici. Con questo primo romanzo di Poirot vi innamorerete dell'investigatore belga, è veramente eccezionale, una figura di una raffinata intelligenza. Inoltre Agatha Christie mette in piedi un crimine che sembra quasi perfetto, è veramente abilissima. Da questo romanzo poi si sono ispirati tantissimi altri scrittori di gialli, quindi è veramente un must. Di romanzi su Poirot ce ne sono sicuramente tanti, questo è secondo me l'inizio, il libro da cui partire, non solo perché è il primo in cui viene presentato il personaggio, ma perché l'indagine è veramente
eccellente. Altri romanzi che hanno per protagonista Poirot, che consiglio caldamente a chi non ha mai letto un romanzo di Agatha Christie o a chi vorrebbe approcciarsi al mondo, diciamo, di Poirot, sono assolutamente Poirot sul Nilo, una storia esotica ambientata in Egitto, una location molto amata da Agatha Christie, in cui Poirot si trova per l'appunto in vacanza in crociera. Ci sono diversi ospiti sulla nave, in particolare una giovane ereditiera in viaggio di nozze, si è appena sposata, che però sembra essere perseguitata dall'ex amica, nonché ex fidanzata di suo marito. Una sera la poveretta viene trovata morta, i principali indiziati sono sicuramente il marito e l'ex amica, ma hanno un alibi di ferro. Poirot quindi si mette a indagare su tutto l'equipaggio, su tutti gli invitati, in realtà gli ospiti, i vacanzieri di questa crociera, perché ogni persona sembra nascondere un segreto. Che questi segreti siano collegati o meno al crimine lo scopriremo più avanti, ma è sicuramente una lettura da spiaggia, super intrigante ma anche sentimentale. Uno dei romanzi più rosa, tra virgolette, tra quelli che ho letto di Agatha Christie. Lei è solita inserire nei romanzi gialli qualche storia d'amore, cioè tende ad accoppiare i personaggi in pratica, in maniera comunque sempre molto velata, non è mai troppo sdolcinata o troppo sentimentale. In questo romanzo in particolare ci sono diversi intrighi amorosi, quindi se vi piace anche questo aspetto della storia potrebbe fare al caso vostro. Un altro romanzo infine che voglio consigliarvi, sempre di Poirot, è Il Natale di Poirot. Lo so che molti di voi vi diranno: ma come, non citi Assassino sull'Oriente Express? Certo, è un ottimo romanzo, ma appunto perché è strafamoso, ne è uscito recentemente anche un film al cinema, ho preferito citarvi un romanzo magari meno conosciuto, ma non per questo meno intrigante e valido di altre storie. Il Natale di Poirot è un romanzo che mi ha conquistata proprio per l'intelligenza del crimine. Il signor D ormai è vecchio e ha deciso di invitare a casa in occasione del Natale tutti i suoi figli, anche perché non li vedeva da più di 20 anni. In questa bella occasione di famiglia succede però il fattaccio. Infatti, durante una cena si sentono delle grida terrificanti provenire dalla stanza del signor Lee. Ovviamente tutti accorrono e cercano di aprire la porta, ma è chiusa dall'interno, e una volta che la sfondano vi trovano il cadavere del signor Lee. Si tratta quindi di un omicidio a porte chiuse. Geniale! Anche in questo caso Poirot si trova nei paraggi, quindi darà il suo contributo a questa indagine. Si mette a indagare, gli indizi, come in tutti i romanzi della Christie, ci sono. Non si arriva mai alla fine che si dice: eh vabbè, ma questo da dove salta fuori? No. Ci sono dei piccoli particolari che durante la lettura magari ci sfuggono, ma che alla fine acquistano tutti un senso. Anche in questo caso Poirot fa un'indagine veramente molto accurata, dettagliata. Io mi stupisco tutte le volte dell'estrema strategia della Christie nell'incastrare appunto le storie dei personaggi e ambientarle in un'epoca che a me affascina veramente tanto. Non si sofferma mai a descrivere troppo, ad esempio, le case, i personaggi, i costumi. Ci sono piccole descrizioni che però bastano a far entrare il lettore in questa atmosfera, che il più delle volte è di lusso. I protagonisti sono quasi sempre personaggi, uomini e donne appartenenti a classi sociali abbastanza alte, a nobiltà, quindi ci ritroviamo in magioni spettacolari, occasioni veramente quasi da gala, e la Christie ci fornisce uno spaccato di quell'epoca attraverso i personaggi, attraverso i loro comportamenti, le loro relazioni e soprattutto il più delle volte attraverso i testamenti. Non ho letto tantissimi romanzi che hanno per protagonista Miss Marple, ma fra quelli che ho letto vi consiglio assolutamente La morte nel villaggio. Anche in questo caso si tratta del primissimo romanzo in cui appare Miss Marple, una vecchietta che abita a St. Mary Mead, ed è proprio in questo villaggio viene ritrovato il cadavere del colonnello a casa del vicario. L'omicidio avviene quindi in un piccolo villaggio in cui le persone si conoscono tutte fra di loro, ed è molto interessante questo caso proprio per questo motivo. Miss Marple alla fine è una vecchietta qualunque, forse un po' impicciona, ma quello che veramente le interessa, come pensano le persone, come agiscono,
Quindi è vero che spesso la ritroviamo a guardare fuori dalla finestra, a impicciarsi un po' degli affari degli altri, ma tutto questo lo fa non per spettegolare o per pura curiosità. È una donna estremamente intelligente, anche in questo caso. In genere i protagonisti, gli investigatori o comunque le persone che si mettono a indagare sugli omicidi della Christie sono dotati di una finissima intelligenza che si può manifestare in modi differenti, ad esempio in Poirot, un personaggio un po' sopra le righe, eccentrico, perfezionista. Miss Marple invece è quasi totalmente l'opposto, sembra una persona normale, innocua, riesce a far caso però a dettagli che alla maggior parte delle persone sfuggono, ma in particolare si sofferma sulle persone, come ragionano, le interazioni fra le persone e le loro relazioni. Ed è proprio questo che permetterà poi a Miss Marple di arrivare alla conclusione del caso, a scoprire chi è stato a commettere questo omicidio. Infine vorrei consigliarvi una raccolta di racconti, ovvero Intrigo alle Baleari e altre storie. Non saranno magari i racconti migliori di questa scrittrice, però partire da una raccolta permette di avere un quadro, secondo me, a volte più completo rispetto a un romanzo, perché il protagonista della storia, l'investigatore, non è soltanto Poirot, l'indagine non è condotta soltanto da Miss Marple o da un esterno. Ci sono, se non sbaglio, 8 racconti, perdonatemi, e 3 detective, cioè Poirot, Parker Pyne e Satterthwaite. Di Parker Pyne, oltre a queste storie, non ho mai letto altro, però non me la sentivo di non citare almeno questa raccolta in questo video, perché può capitare magari che il personaggio di Poirot sia troppo enigmatico, troppo perfettino, troppo per alcuni lettori, o che magari il personaggio di Miss Marple non piaccia particolarmente. Siccome la Christie ha scritto veramente tante cose diverse, tanti racconti anche che vedono per protagonista Poirot, ma non solo, penso che potrebbe essere un buon primo approccio all'autrice. Anche perché sono comunque 8 storie brevi. È vero che i romanzi della Christie raramente superano le 200 e qualcosa pagine, cioè sono comunque romanzi abbastanza brevi. Però per iniziare, se non siete magari dei lettori accaniti e avete poco tempo, potrebbe essere un buono spunto. Trovo che questa raccolta sia interessante perché mostra 3 metodi diversi di condurre un'indagine. Poirot fa molto affidamento sulle celluline grigie, per esempio. C'è chi si affida invece a delle collaborazioni, quindi non conduce l'indagine da solo, chi fa riferimento alla propria intuizione, conoscendo appunto la natura umana, e così via. Questi erano quindi i miei consigli per approcciarsi ad Agatha Christie. In futuro mi piacerebbe fare degli aggiornamenti in merito a questa scrittrice, perché è la mia scrittrice del cuore. Man mano che leggerò quindi le sue opere, arriveranno sicuramente altri video del genere. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se effettivamente potrebbe interessarvi un aggiornamento di questo tipo o più video dedicati appunto a singoli scrittori, che cosa leggere e così via. Fatemi inoltre sapere quale titolo fra quelli che ho citato vi ispira di più, con quale deciderete di partire, e niente, spero di nuovo che il video possa esservi utile. Noi ci vediamo presto con un nuovo video. Ciao!